Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe. Prima ancora che sulla carta, l'idea di un film può capitare che nasca da un'immagine. Spesso e volentieri, quando l'autore è anche il regista, di solito a me, ad altri autori che conosco, si parte da un'immagine. Da questa immagine c'è un processo che è quello dell'elaborazione di un racconto, di una storia, che sappia nutrirsi di questa immagine e sappia sostenerla con coerenza. E quindi lo sviluppo del soggetto cinematografico è un prodotto di letteratura, né più né meno, è un racconto sostanzialmente, con la peculiarità di essere il più possibile vicino alla generazione di immagini nel momento in cui si formano le parole che costituiscono le frasi, che in qualche modo corrispondono a delle scene. Questo fin dal soggetto. È vero che il soggetto di tutte le fasi della scrittura del film è forse l'elemento più letterario, perché poi invece il trattamento che precede la sceneggiatura è già molto più tecnico, per poi arrivare alla sceneggiatura che invece riacquista in qualche modo, rispetto al trattamento, la valenza letteraria del soggetto stesso. È ovvio che più la scrittura corrisponde in modo abbastanza fedele alla produzione di un'immagine che chiunque legge può visualizzare, più probabilmente il film risulterà potente. Devo dire la verità che il mio stile personale di scrittura, ad esempio, è molto più vicino a quella della letteratura che non a quello della tecnica cinematografica. Io non utilizzo mai i metodi di scrittura, ad esempio, americani, che sono quelli che in tutto il mondo hanno una valenza prioritaria rispetto alla scrittura, per cui a pagina 31 ci deve essere il terzo bit, colpo di scena alla fine del secondo atto, con una puntigliosità da metronomo quasi. Io credo poco alla valenza di questi diktat, diciamo, di scrittura, e mi piace di più ragionare in modo classico, cioè innanzitutto la suddivisione nei tre atti, sulla figura dell'eroe, sulla sua nemesi, e quindi da queste piccolissime fondamentali regole della composizione della storia, del racconto, mi muovo con maggior libertà rispetto a quelle che sono le esigenze dell'industria cinematografica, che dopo accurati studi e attraverso diversi metodi di writers sembrano che non possano prescindere dal fatto di rispettare questi beat all'interno della storia. Il cinema italiano è sempre stato fortemente legato alla scrittura. Abbiamo avuto negli anni 50, 60, 70 sceneggiatori meravigliosi, su tutti, insomma, per me Furio Scarpelli, insieme ad Age ovviamente, che hanno saputo, attraverso la commedia e la scrittura rispondente alle esigenze della commedia, raccontare la realtà di un paese come l'Italia in modo iperbolico, spesso e volentieri, ma con la capacità assoluta di dipingere la contemporaneità del paese che viene raccontato attraverso le storie cinematografiche, forse addirittura superiore alle analisi di settori specializzati come il giornalismo, come gli stessi storici. Il cinema, d'altronde, fino agli anni 70 è stato al centro degli interessi politico-culturali. C'è stato un grande investimento da parte della politica nel riconoscere e nel dare la possibilità agli autori di esprimersi e come voce proprio fondamentale del percorso culturale di questo paese. Poi dagli anni 80 in poi questa centralità si è andata sempre più smarrendo, fino a perdersi completamente al servizio di una progettualità basata quasi esclusivamente sul fenomeno commerciale. Questo senza in Italia avere un apparato industriale come in quasi tutti gli altri paesi del mondo. Insomma, noi produciamo un ottavo dei film che vengono prodotti in Francia, ad esempio. E questo ha penalizzato fortissimamente quello che è il cinema d'autore. E per cui anche qui mi è capitato in questi anni anche di leggere delle sceneggiature più che buone, assolutamente notevoli, che non hanno visto luce né probabilmente vedranno mai la luce, nel senso che non sono spariti i buoni scrittori di cinema, ma è sparita la possibilità di produrre film di un certo livello. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil